Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, scusate mi stavo sciallando, troppi ricordi con Storie di Paperi. Dicevo, troppo bello ragazzi, chi non ha mai visto sta serie? DuckTales. Intanto io vado avanti. Allora, DuckTales è un gioco, diciamo, lo inserisco qua al ritorno alle origini perché è un gioco molto molto vecchio, da poco hanno fatto la infatti vedete che questa è la DuckTales Remastered Edition. Ho detto, ma dai, portiamolo, io l'ho visto talmente di tante di quelle volte, di certo vi saluto, ciao, alla mia ragazza, perché lei li adora, sti qua. Che sarebbero praticamente, sì, iniziamo una nuova partita, diciamo normale, e intanto vi lascio l'intro, dai. Ok. Boom. No, ma cavolo! Ah sì, allora sì. Quanti sono? Ok. Per 1000 gollellini scozzesi. Questo sì che è un... meglio di grande giove, ma comunque. Dai, andiamo a sventare sta rapina, dai, dai. Archie. Non ho mai capito come si... A me si chiamava Batista. L'autista di Paperone. Ecco. Ma che faccia aveva l'autista? Vabbè. Ma che bellino, come l'hanno fatto, Paperone. Va bene. Vai, Paperone. Allora, e come vedete è un classico platform. E vediamo un po' i comandi, di come sono. Ok. Boing, boing, boing. Balziamo come non mai. Praticamente i comandi sono molto semplici, infatti c'è il salto, c'è questa specie di boing boing di questa cosa qui che permette di, credo, di ammazzare i nemici, ipotizzo. Chi? Chi? Andua, dove sei? Ah, là. Non credo, sei come in gabbia. Questo è il problema. Ma che cacchio? Vabbè. Ma come te la ridi? Vabbè. Sì, 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 dopo, dopo. Ci pensiamo noi. Allora. Così. Sì, ok. Boing. Boom. E mo? Che è successo? Non ho visto. Vabbè. Un qualcosa di invisibile l'ha colpito. Come che mal di stomaco? Vabbè. Ecco, infatti, hai preso una botta in testa, cosa c'entra con lo stomaco? Vabbè, lasciamo stare. Allora. Entra nel deposito. Come abbiamo? No, ma qualcun altro no, eh. Paperino è rimasto a casa. Vabbè. Quindi andiamo. Però non è male come è fatto, è bella la sta edizione qua. Io non l'ho mai giocato in discorsi, vediamo un po'. Diamoci da fare. Allora, vediamo. Ah, perfetto. A mo' di golf. Ok. Credo che ci siano cose nascoste, infatti. Ok. Boing. Ah, quello mi dà vita, perfetto. Ma andiamo avanti senza stare a cercare le cose. Tanto è solo per vedere la storia. La storia. Ok. Oh yes, grandissimo. Oh, la madonna, ma che forza c'ha questo papero. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Avanti. Ok. Ma però te ne sei aggiunto. Come? Qualcuno di sì. Sti bassotti sono proprio il ritratto dell'intelligenza. Sì, infatti, un tontolone, vabbè. Niente da fare, va bene. Allora, vediamo cosa dobbiamo attivare. Questo fa così, no? Questo gli molla un panino, ok. Buon volo! Fa morire, ragazzi. Ok.
Sei... No. Ah, salta film. Sì, saltiamo il filmato perché tanto è inutile. Sappiamo che cosa dobbiamo andare a fare. Boom. Ok, adesso comincia più o meno il difficile. Più o meno. Ok. Boing. Ne manca uno. Allora, abbiamo... Metti quello col cappellino verde, mi sembra. Allora. Terzo paperotto, dove sei? Boing. Allora, prendo soltanto quelle grosse, va. Dai. Boom. Ok. Ok. Uno, due, tre li mortacci tua. Ok. Eccolo lì, infatti quello col cappellino verde. Il mio ufficio. Ok, dai, cosa facciamo? La barca. Allora facciamo attenzione. Esatto, ci pensiamo noi che siamo dei manzi. Allora, qui. Ok. Dai, zitto te. Ok. Hey, when I get the gold, I'm gonna buy Ma a new hat. Ok. Ok. No, porca miseria. Ok, perfetto. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora diamoci una mossa. Rimane questo qua. L'abbiamo preso tantissimo. Mi servirebbe un qualcosa per la vita, ma no, eh. Non mi volete dare una mano, voi disgraziati. Allora. Vabbè, ok. Dovremmo essere arrivati all'ufficio. Tecnicamente. Ma che bellino quando corre. Che sta facendo? Step away from me, fortune, you crook. Esatto, con quale prepotenza diciamo? Non... Mo tira fuori un cannone di quel. O un bazooka, non lo so. Con che sguardo malefico, però. Aia, ecco, già incominciamo male. Ma poi. Che miseria. Dai. You're safe. Is securely suspended, sir. Ok. Ok. Più o meno ho capito la l'ambaradan da fare. Sì, securely suspended. Sì, ragazzi, grandissimo. Curse you, MacDuck. Sì. This ain't the last you'll see of me. Vai, vai, adesso che sia poi la prossima volta, adesso da fare. Good riddance to bad beagles, I say. Sì. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable. Ok, si è materializzato e comparso un foglietto. Pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys. Un po' più di entusiasmo, no? Scrooge? Yeah. What is il doppiaggio non è proprio il massimissimo, sure, eh? I know how to find it out. Di Peperone me lo immaginavo un po' più, magari, qualcosa di più entusiasmante, perché nel doppiaggio italiano era molto bello. Quello lo voglio io per giocare assolutamente! Datemi una postazione da gioco così. Voglio vedere che cosa ci capisce lui. Sì, vedo che hai fatto tombola, però... Con quanti numeri, vabbè. Ok, e ho quel che sembra e niente di comune. Look, one of the treasures is in the middle of the Amazon. There's another one in Transylvania. Come in Transilvania. One buried 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something screwy. This last treasure can't be right. E dove va? Yeah, there's no mountain on earth that's that high. E dov'è, scusami, eh? Well, according to the Junior Woodchuck's guide. Sì, il classico. Take about 537 million steps. È la Madonna. Ah, quindi sulla luna, far dire prima così, no, eh? It looks that way, lads.
Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. No, ci pensiamo noi allora. Ok. Allora, sì. Vede, se invece faccio un giro col... Lì cosa mi fa fare? Cosa mi fa fare? Non ditemelo. Non ditemelo! Che figo! Non ha alcun senso perché ci sono miliardi di monete. Se uno si... Vabbè, lasciamo stare, voi l'avete capito. Se uno si lancia da lì, è già morto. È troppo epico sto gioco, ragazzi. Allora, io direi che per oggi va bene così. Grazie per la prima visualizzazione di questo primo video, di questo primo episodio di DuckTales. Spero che vi sia piaciuto, perché a me mi è molto piaciuto, perché mi ha fatto ritornare alla mia infanzia quando mi guardavo i film. Cioè, c'erano anche gli episodi in televisione. Quindi per oggi è tutto, ragazzi. Grazie per la visualizzazione. Mettete mi piace, condividete questo video, commentatelo. E se non vi siete ancora iscritti a sto magico canale, noi ci vediamo. Anzi no, stavo dicendo una cavolata. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi immediatamente. Scusate l'aptus, perché voglio fare troppo una cosa. Quindi ragazzi, al prossimo video. Ciao ragazzi.